Buonasera e benvenuti a Tesi a Confronto. Questa sera parleremo del tempo e delle sue varie accezioni nel Novecento. La natura del tempo ha da sempre attirato l'attenzione di filosofi, artisti, scienziati e scrittori. Ma che cos'è che accomuna il surrealismo pittorico di Dalì, il romanzo interiore di Proust e di Svevo, la teoria della relatività di Einstein e soprattutto la riflessione filosofica dei nostri due ospiti, Henri Bergson? Buonasera. E Martin Heidegger. Guten sera. Pur nella specificità del loro linguaggio e nella diversità di intenti, in effetti i nostri ospiti convergono su un punto: la critica al carattere assoluto e uniforme del tempo che la fisica classica concepiva come una grandezza oggettiva. Il primo a contestare questa idea quantitativa e convenzionale del tempo è Henri Bergson. Sono convinto che la vera natura del tempo sia da ricercare, un po' come sosteneva Agostino, nella coscienza e nell'intuizione del nostro durare. Il tempo non può essere concepito come qualcosa di materiale, omogeneo, non è costituito da istanti distinguibili, separabili e misurabili. La temporalità è un fluire ininterrotto e continuo di stati di coscienza. Quindi non è possibile parlare di prima e di poi. Per comprendere questo concetto è importante distinguere i due tipi di molteplicità: la molteplicità quantitativa e la molteplicità qualitativa. La molteplicità quantitativa è un'esteriorità reciproca di elementi. La molteplicità qualitativa è invece un insieme di elementi e di momenti che fluiscono l'uno dopo l'altro e non sono distinguibili. Possiamo quindi dire che se la molteplicità quantitativa è caratteristica degli elementi che abitano lo spazio, la molteplicità qualitativa è caratteristica del vissuto della coscienza. Il vissuto della coscienza, la cui cifra significativa è la durata, è quindi costituito da istanti che si susseguono l'uno dopo l'altro in un fluire continuo e ininterrotto. Ogni istante, ogni momento che non è fisicamente distinguibile, va quindi ad inglobare quello precedente e anche ad annunciare quello successivo. La concezione del tempo appena espressa è simile alla sua, signor Heidegger. Bene, il tempo, per quanto riguarda le cose, si può parlare di presente, passato e futuro. Per l'uomo è differente. L'uomo, essendo un'esistenza, l'esistenza dell'esserci che è continuamente in divenire, è un'esistenza dialettica, ha necessità di forme differenti come l'essere già in, l'essere presso e l'essere avanti a sé. L'essere già in rappresenta la condizione primordiale dell'uomo che è gettato nel mondo. L'essere avanti a sé, invece, è la condizione della potenzialità di ciò che potrà essere, ovvero il progetto. Per quanto riguarda l'essere presso, è una sorta di ponte tra l'essere già in e l'essere avanti a sé. Perciò possiamo, in conclusione, possiamo determinare che l'esistenza e il destino dell'uomo è inevitabilmente collegata al tempo. Inoltre, possiamo affermare che il destino è la rottura della possibilità che è la sostanza profonda dell'esistenza umana. Perché consideriamo i fatti psichici che si compenetrano in un flusso di coscienza in cui non si distingue il prima e il poi come una moltitudine di cose quantitative e numerabili? Beh, noi pensiamo che l'errore
consista nel fatto che noi siamo abituati a proiettare gli eventi esteriori che noi pensiamo essere in una successione temporale sugli eventi interiori della coscienza. E è ben diversa la situazione. E infatti, se consideriamo bene la psiche, il congegno della psiche umana, e riusciamo a penetrare nella psiche, possiamo comprendere il vero errore. Ed infatti comprendiamo che gli eventi esteriori non si succedono in ordine cronologico. Non esiste una scansione temporale, perché il tempo non può essere concepito in senso fisico come un contenitore che contenga i singoli momenti e li disponga in ordine temporale, in una successione. Vado a spiegarmi. Se noi consideriamo il pendolo o la lancetta di un orologio, a noi sembrerebbe di notare la successione dei momenti, il dinamismo, il movimento. Però quello che è lo spazio esterno, che è intorno a noi nel momento in cui guardiamo la lancetta, il pendolo, concepisce invece una fissità, un'immobilità, una staticità dei singoli momenti, delle singole posizioni della lancetta e del pendolo. Quindi è solo una questione di coscienza, perché è la nostra coscienza che elabora i singoli momenti e li dispone l'uno dopo l'altro. La coscienza va a far compenetrare la percezione e quindi la percezione di quello successivo con il ricordo di quello precedente. Ed è per questo che la successione senza esteriorità reciproca, ovvero l'io, e la esteriorità reciproca senza successione, ovvero lo spazio esterno, si compenetrano in un tempo omogeneo. Il tempo omogeneo però è solo una spazializzazione della durata. Bisogna stare attenti, perché lo spazio esterno, la spazializzazione della durata che andiamo a concepire, è un qualcosa di fittizio ed illusorio. Quindi la coscienza, dopo che si illude di questa spazializzazione, di questo tempo omogeneo, lo va a proiettare, oltre che sugli elementi esterni, anche sull'irene interrotto e continuo di stati di coscienza. E quindi questi stati di coscienza vengono interpretati come distinti l'uno dall'altro. Ma quindi, signor Heidegger, al di là della differenza dei linguaggi e degli stili, possiamo affermare che per entrambi la rappresentazione del tempo proprio nel senso comune deriva quindi da un'indebita riduzione della vita della coscienza ai caratteri propri delle cose? In effetti possiamo definire la mia teiezione simile alla spazializzazione bersoniana, in quanto la mia teiezione riporta all'uomo un passato, una presenza primordiale, una situazione primordiale che nella spazializzazione bersoniana è interpretata dal ricordo del passato. Però non dimentichiamo l'influenza della mia teoria della teiezione sulla filosofia, o meglio, sulla relatività di Einstein e sul Novecento in generale, al rispetto di quella di Bergson. Beh, con questo ringraziamo i nostri ospiti, speriamo di riaverli presto in trasmissione e noi ci vediamo alla prossima puntata di Tesi a Confronto. Buona serata!